la tengo corta anche perché ho scritto qualcosa qui, ve lo do, anche con dei casi, però lasciatemi alleggerire la cosa con una storiella vera capitata a me. E proprio l'ultimo corso che ho fatto, che io insegno statistica sanitaria, in un corso di laurea al terzo anno, quindi sono laureando, quello che ero davanti, ne avevo 20 davanti, chiesto, scusate, venite a comprare qualcosa da me, preferite che vi faccia lo sconto del 5% o del 5 per 1000? Risposta dopo un attimo di concertazione, 5 per 1000. Io una frase che tradisse quando sono contento e quando sono disperato. Ancora 5 per 1000. Questo vi dà l'idea come a Reggio Emilia, dove ci sono delle ottime, no? Abbiamo detto prima, 0,6, però nonostante questo la gente si laurea in educatore professionale in questa maniera. È triste. Quindi la storiella che vi raccontavo prima, vera anche quella, 17.000 diviso 10.000 che fa sempre 17, no? Ecco, ve la ripeto in quest'altra maniera che è ancora peggio. Diavolo, insomma, la gente andrà pure a comprare, sono ragazzi di 25, 23, 24 anni. Detto questo, per alleggerire l'ambiente, adesso lo appesantisco perché proprio oggi c'è stata dal 9:30 fino a, ha continuato anche dopo, sono venuto via proprio perché volevo venire qui, ma è una riunione di una, a livello nazionale, delle società scientifiche di pedagogia e pedagogia speciale, sono 7 in Italia, no? E delle associazioni di persone con disabilità e di genitori di persone con disabilità, quindi FISH e FAND. Perché questo? Perché uno dei motivi per cui si fa la guerra contro la proposta di legge, no? È perché in questa proposta di legge sono stati inseriti paro paro quegli articoli di legge 2444 che erano stati concordati dopo amplissima discussione, cominciò ai tempi in cui ero io all'osservatorio sull'integrazione della disabilità, che c'era Berling, quindi un po' di tempo fa, diciamo, ecco. E è stata inserita paro paro dentro la proposta che si chiama la buona scuola, e quella non l'hanno digerita assolutamente, perché le società di pedagogia speciale, gli insegnanti, no? Ma soprattutto proprio gli insegnanti di base, che adesso sono gli insegnanti di sostegno, non vogliono che passi. Perché? Qual è il motivo? Perché in quella legge, proprio per favorire quella continuità di cui hanno bisogno tutti, ma in particolare hanno bisogno gli alunni con disabilità, oggi fa veramente schifo. Guardate, c'è un turnover spaventoso. La gente entra come insegnante di sostegno, dopo 5 anni, appena può, scappa via e va a fare il curriculare. Questa è una motivazione del tutto, non posso neanche dire un diritto, no? Ma è un interesse che questi si, perché si sono buttati in quella carriera con l'idea poi di entrare dall'altra parte, in quel, quindi nessun tipo di vocazione, nessun tipo di, la selezione è fatta come sappiamo, no? E allora questo è il modo, la scorciatoia per entrare nel ruolo. Allora, su questa cosa qui, purtroppo a livello nazionale e a livello locale, l'aspettavano Faraone con le pentole davanti a via Filippo Re, dove c'era la grande una volta, no? Dove si è fatto questo incontro oggi? C'erano 300 persone, si è dovuto usare un'altra aula proprio per dare sfogo, senza nessuna pubblicizzazione tra i popoli, no? E gli insegnanti che contestavano erano fuori che aspettavano. E poi però il Faraone non è arrivato, qualcuno aveva detto che guarda però, ma non è quello il motivo. Il motivo è che effettivamente è difficile parlare di una legge nazionale e poi trovarsi di fronte gente, ma perché io non vengo assunto che sono più bravo degli altri? Oltretutto ha ragione quel qualcuno che è lì, perché quel qualcuno che è lì viene praticamente messo in coda una categoria di gente che sono lì da aspettare da anni e che sono entrati non si sa bene come, ma sono già lì. Io dico sempre, le questioni sindacali come queste, che sono importantissime, che hanno un'influenza terribile poi anche sul dopo. Yeah,
terza. Non è solo una questione sindacale, diventa una questione sindacale che si ribalta però sulla capacità della gente. Allora io vi ricordo che quando Renzi chiuse la festa dell'unità l'anno scorso, parlò di meritocrazia da una parte e subito dopo fece il discorso dei presidi. Non era un caso, secondo me era un'intuizione da perseguire. Non solo per i presidi, ma anche per gli ispettori, che era una razza che era stata abolita, era stata messa a estinzione, no? Soltanto con questi ultimi concorsi sono entrati alcuni. Qualche zombie l'hanno coperto. Quindi sì. Quindi praticamente cosa dico io? Attenzione, no? Cerchiamo veramente di. Dobbiamo veramente tenere presente che gli interessi delle categorie in questi casi sono interessi che assumono una rilevanza clamorosa. Hanno scioperato tutti i docenti, hanno scioperato tutti gli allievi. Gli allievi sono sempre contenti di fare uno sciopero in più, perché vuol dire un giorno in più di vacanza, lo sappiamo benissimo. Ma c'è stata una massiccia partecipazione dei docenti. Allora, lì veramente bisogna cercare di capire quali sono gli interessi di categoria e di dividerli, perché c'è poco da fare. Se tu vuoi realizzare l'interesse comune, talvolta devi per forza sacrificare gli interessi di parte e di categoria. Bene. Se non ci sono altri. Io scusavo, mi chiamo ragazzo di Mignano, non sono un insegnante. Ah, per fortuna.